Maria o Pilato, Giuda o Cireneo, le donne che lo consolano o la folla che lo insulta. Papa Francesco apre la Settimana Santa passando in rassegna uno a uno i personaggi che popolano la passione di Gesù e trasformandoli in altrettanti specchi della coscienza cristiana. L'espressione insolitamente grave con cui esce in piazza San Pietro e percorre il tratto della piazza fino all'obelisco, espressione che non muta neanche al momento della benedizione degli ulivi pugliesi e dei parmureli liguri, è quasi un segnale di ciò che Papa Francesco ha nel cuore nel giorno in cui la Chiesa ricorda, nell'arco di una sola liturgia, sia la Gerusalemme che fa largo con onore all'arrivo di Cristo, sia quella che in pochi giorni lo porta in cima al Calvario. Tra i rami di palma serpeggia l'odio, tra gli amici il tradimento, e questo induce il Papa a porsi e a porre una domanda: chi sono io davanti a Gesù che soffre? Sono io come Giuda, che fa finta di amare e bacia il Maestro per consegnarlo, per tradirlo. Sono io traditore? Sono io come Pilato? E quando vedo che la situazione è difficile, mi lavo le mani e non so assumere la mia responsabilità e lascio condannare o condanno io le persone? Le oltre 60.000 persone in piazza San Pietro quasi non fiatano. Le domande di Papa Francesco non fanno sconti, accerchiano il cuore. Sono come i discepoli che non capivano niente, che dormivano mentre il Signore soffriva, o come la folla da circo che vuole indietro Barabba per meglio umiliare Gesù, oppure sono uno degli altri, vicini al Cristo ferito, fiaccato, morente. Sono io come Cireneo. Tornava dal lavoro, affaticato, ma ha avuto la buona volontà di aiutare il Signore a portare la croce. Sono io come quelle donne coraggiose e come la mamma di Gesù, che erano lì, soffrivano in silenzio. Anche all'Angelus, celebrato sul sagrato di Piazza San Pietro, la croce è l'unica protagonista. Nel giorno della giornata diocesana della gioventù, i ragazzi della GMG di Rio 2013 passano di mano la croce delle GMG ai loro coetanei di Cracovia 2016, sotto gli occhi dei loro arcivescovi, i cardinali Tempesta e Givish. Ma rispetto alle dozzine di volte in cui il rito del passaggio si è consumato, questa volta quel gesto si carica di una grande promessa, non solo per i giovani polacchi. Giovanni Paolo II, che è stato l'iniziatore delle giornate mondiali della gioventù, ne diventerà il grande patrono. Nella comunione dei santi continuerà ad essere per i giovani del mondo un padre e un amico.